Ogni nuovo annuncio di lavoro di Rockstar diventa immediatamente oggetto di studio. È una prassi a cui ormai siamo abituati e che si sta ripetendo anche in questi giorni. A quanto pare, infatti, l'azienda americana sta cercando un nuovo video editor specializzato in trailer. E le poche righe di questa altrimenti normalissima inserzione hanno subito mandato in fibrillazione i fan. Arriverà presto un annuncio importante? E quale sarà il gioco oggetto del trailer? Proviamo a fare un po' di previsioni insieme. Innanzitutto c'è da capire qual è il profilo del nuovo dipendente richiesto da Rockstar, perché parlare di un video editor specializzato in trailer è fin troppo generico. La compagnia infatti non sta cercando un montatore video qualsiasi, bensì qualcuno in grado di riuscire a far trasparire in un trailer da 60 secondi le qualità del gioco trattato. Ma non è tutto, perché il video editor in questione dovrà seguire tutta la produzione del trailer. Dovrà catturare le sequenze di gameplay da utilizzare, dovrà decidere quali inserire nel video, dovrà scegliere le inquadrature migliori e ovviamente dovrà comporre le immagini in modo che abbiano il maggior impatto possibile. In sostanza, parafrasando le parole dell'annuncio, dovrà essere anche un regista e un direttore della fotografia e dovrà essere in grado persino di guidare un suo team se necessario. Insomma, appare evidente che non sarà il trailer di un gioco qualsiasi e che questa nuova figura avrà un ruolo fondamentale nella promozione del titolo. Quale titolo? Beh, le opzioni non sono molte. Rockstar, lo sappiamo bene, è una software house molto importante, nota soprattutto per due brand. Il primo è Red Dead Redemption, gioco d'azione open world a tema western, del quale abbiamo visto il secondo capitolo piuttosto di recente, ovvero il 26 ottobre 2018. È quindi poco probabile che la casa americana abbia qualcosa di così importante da comunicare a breve, anche perché la versione PC è appena arrivata sul mercato. Questo ci porta quindi con decisione al secondo nome associato a Rockstar, che è ovviamente Grand Theft Auto. Pensare che il nuovo video editor sarà coinvolto nell'annuncio di GTA 6 è piuttosto facile. Negli ultimi tempi leak e voci di corridoio legate al sesto capitolo della serie sono diventati sempre più insistenti e hanno fatto pensare che la presentazione del gioco sia davvero imminente. Via via si è parlato di doppiatori famosi, di ambientazioni multiple, di personaggi e in generale nel corso dei mesi abbiamo visto davvero ogni tipo di indiscrezione. Tanto che lo stesso Jason Schreier, giornalista di Kotaku sempre ben informato su Rockstar, ha inserito l'annuncio di GTA 6 tra le sue previsioni del 2020. Per inciso qualcuno ha persino pensato a Bully 2, ma gli ultimi report parlavano di uno sviluppo bloccato. È quindi difficile immaginare qualche annuncio a breve, anche se nulla ci vieta di sperare. L'indizio quindi di per sé è piuttosto vago, ma tanto basta rinfocolare l'infinita attesa per GTA 6 o per qualsiasi altra cosa stia preparando Rockstar Games in questi mesi, anche in vista dell'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti qua sotto, e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un bel mi piace per supportare il nostro lavoro. Ciao e grazie!